Sono passati 9 mesi dal giorno in cui padre Paolo Dall'Oglio è stato rapito nella regione settentrionale siriana di Raqqa. Secondo varie fonti, il missionario gesuita italiano sarebbe vivo in mano ai fondamentalisti islamici dell'ISIS, un fantomatico stato islamico tra l'Iraq e la Siria. I familiari di padre Paolo, che da 30 anni è impegnato per la pace e il dialogo interreligioso in Siria, hanno diffuso un appello per la sua liberazione. Maurizio Dischino ha incontrato Cecilia, la sorella più piccola di 8 tra fratelli e sorelle di padre Paolo Dall'Oglio. Chiediamo a chi lo detiene di dare a Paolo la possibilità di tornare alla sua libertà e ai suoi cari e a tutte le istituzioni di continuare ad operarsi in tal senso. Come lo state vivendo con mamma e papà questo momento? Noi abbiamo un grande dono in famiglia, che sono due genitori splendidi che hanno per di più celebrato sabato in Albis il loro 64esimo anno di anniversario di matrimonio, e papà domenica ha fatto 91 anni. E papà tiene una fotografia di Paolo sul comodino e spesso anche sulle gambe e sopra il rosario. E una volta ho provato a portargli soltanto la fotografia e lui mi ha detto di passargli il rosario perché era parte integrante, non li tiene mai disgiunti. E la cronaca siriana oggi registra altre 60 vittime, tra cui diversi studenti di una scuola superiore, in 3 diversi attacchi di miliziani antiregime a Damasco e Homs.